Allora, benvenuti a questo nuovo video. Ok, un po' così, credo sia andar bene, sì, no, poco più così, all'incirca va anche bene, dai. Ok. E comunque sto dicendo benvenuti in questo nuovo episodio di Free Fire 1. Ok. La grafica dovrei ora averla messa a posto. Ok, va bene. Ora l'ho messa a posto. La roba che utilizzavo per il settore sul PES 2020, non è più utilizzabile. Allora, qua c'è carica carriera, continua carriera, nuova carriera, qua è che dobbiamo fare. Ha messo in botto, aspettate. Ok, era decentrato prima. Ora userò sia iniziali o attuali la stessa cosa, perché non ho cambiato nulla, lo assicuro. Tecnico. E mo, allora, qua, vabbè, quello che assomiglia di più all'attuale allenatore della Juve. Oh no, l'ho detto. Che vi dico qual è. È questo qua che è lo stemma della Juve. No, io prendo a lui. Comunque, sto dicendo Sosso Cristofori. No, aspettate, Sosso Cristofori, sto dicendo. Sto dicendo a sinistra. Andrea Pirlo, devo scrivere. Eh sì, perché ora vi dico quale delle squadre era la Juve. La Juventus era la squadra che non rappresentava una città, ma una regione intera. Perché? Perché su FIFA si chiama Piemonte Calcio, ragazzi. Quindi rappresenta il vero Piemonte, non solo la squadra di Torino. Allora, la Champions è attivata. Noi stiamo in coalizione. Aspettate, il nostro sione della Juve è Barcellona, degli altri non mi importa, gli altri lo si rimane così come sono, però almeno solo coda Juve importa e farlo uguale. No. Barcellona si trova qua, in seconda fassa, terza fassa, alla terza fassa abbiamo ma. Che squadra è questa irlandese? Selbu One. Bene. Comunque, mi ricordo che muoveva in ostruzione. Juve passa. Lo Shakhtar mi sembra che abbiamo. Boh, che so si metto. Sembra anche lo Shakhtar. Però queste sono realmente tutte le squadre stanno sempre, altrimenti. Ah, ma questi sono i filoni di Champions dell'anno scorso, ne sto rendendo conto. Quindi, queste sono le squadre che stavano l'anno scorso in Champions. Vabbè, comunque, Juve, basta, saltare lo conti, diciamo. Che meno, poi non me lo ricordo, scusatemi. Pensavo che fossero solo quelli di quest'anno, invece no. Rigore e trattatie, ragazzi, voglio rissido. Non mi piace, elastico, rissido. Cambio proprietà disattivato. Si fanno belle carriere questi cambi proprietà. Ne sono sicura. Catena 6 disattivato. Attivo finestre mercato. Aspetto i coniugi. Insomma, è la stessa cosa, e noi ed euro. Ok.
stadio sia in porta e io vado avanti. Il cast è tornato, Serie A team. Il suo di ogni stasera porta i suoi sogni e speranze, passate alle spalle. Pensiamo solo al presente e al futuro. La prima partita più importante è capire dove possiamo arrivare. Io mi sono scordato di mettere Kulusevski in squadra. Bravo! Si è scordato di mettere Kulusevski. Ma ragazzi, abbiamo perso 5 minuti di video. Va bene, ho perso 5 minuti di video. Fammi tornare indietro, per carità. Aspetta, fammi tornare indietro. Io devo andare in modifica e quindi non posso fare neanche lo stesso set, lo fai attuali. Andare in modifica, trasferimenti, clan. È la prima volta lo faccio, wow. Che bello. Che bello sto FIFA 21. Prendiamo dal Parma Kulusevski, dai. Io voglio il culo. Kulusevski. In realtà sono solo due. Fa trasferire in un altro campionato. Questa è una cosa che ti userò. Materiale bellino per alla scoperta di FIFA 21. Ci sto. Lo farò questo video. Dove non porto la sovesta, ovviamente. Poi voglio andare nel Barcellona. Aspettate. Wow, se lo posso portare dal Barça alla Juve, che veramente. Dal Barcellona fammelo portare alla Juve, per favore. Artur, meno. Me lo fa portare, godo. No, lo fa portare sei prima e seconda lì. No, che siamo però. No. Nazione. Italia. Vabbè, che siamo, dai. Che siamo. Perché la Serie A non hanno la Serie B. E quindi è da qua che io ho pensato, le idee non mi porta in altri campionati. Che siamo. Ovviamente devo anche portare Pjanic dalla Juve al Barça, lo fa ora, ovviamente. Lo fai tutto piano, carina. Tutti i trasferimenti. Pjanic del Barcellona. Ok. E quindi queste sono le entrate che mi sono piaciute in realtà. Solo Kulusevski e Arthur. Ah no, sarà che Weston McKennie, che secondo me promette, però noi abbiamo sabente pure. Nella realtà mi piace, ah no, se questa distinzione la fare. Nella realtà mi è piaciuto, mi acquisto, però sul video solo non mi sembra acquisto adatto. Io ok che do portare la retta, però cosa? Bentancur, sì. Allora mi serve. Credo avere mediano in un anno. Non so se riesco a fare di te mediano o Bentancur, però non voglio fare il cambiamento di posizione in questa carriera, quindi no. Aspetta, che sto in Inghilterra. Weston McKennie, te lo sa, che è 04. McKennie, signor Weston, anche lui sì, può fare sì. Vabbè, comunque è un acquisto e non mi dispiace, devo dire la verità. Poi se no dovessero riscattare, perché non so se non ho ben capito come il McKennie, comunque se non dovesse essere ufficiale della Juve tra due anni a chi lo dovrò far partire, meno che non me lo ricompri io, però con i soldi, non gratuitamente. Ora faccio le sessioni. Quelle state fatte, lo so, quelle mi sono piaciute. Allora, Ronaldo è nostro, di Paolo, Chiellini, Sette, Delitt, Alexandro, Bonussi, Arturo, Dragas Costa. Io me la voglio tenere. Higuain, va bene, se ne va.
Higuain che è andato in USA, ok, sta seccata America, scusatemi, ed è andato all'Inter Miami. Buffon, Ramsey, Chiedira. Non l'abbiamo quasi incolato, quindi no, abbiamo purtroppo, ecco la nostra. Quadrato terzino, che bello, quadrato terzino. Mi aspettavo di trovarlo di nuovo esterno destro. Ma no, che bello, un quadrato terzino, mi piace, quadrato terzino sul FIFA. Bernardeschi troppo qua nostro, Desio troppo qua nostro, mi sembra. Si desfiga qua nostro, vero? Magari l'ho visto. No, aspettate, desfiglio. Sto. È però in prestito. Poi l'abbiamo venduto, desfiglio. No, in prestito alla fine. Vabbè, prestito è prestito. Se sento fastidio in prestito, me lo porto in una delle mie squadre comunque. Desfiglio. Mo' noi lo prendo tutti, sì, ok, però comunque. Cassatore, che è una squadra piccolina, potrebbe anche darmi una mano. Quindi, ok, desidio. Non lo butto. De Milano, Piazza, McKennie, Pesoggio, questi tre, tra cui Muratore l'abbiamo venduto. Ha 22 anni, ma mai volentieri all'Atalanta. Sono vestiti di sotto, i 7 anni, quindi stai a dire. No, però abbiamo fatto la semenza a levarsi un sole. E se no, un muratore di 22 anni. E vai subito all'Atalanta. Quindi frabotta. Il signorino è Peters, ma quando ti fanno esordire? Perché FIFA ti ha messo la prima squadra, o seconda e farei l'intera annata dell'Under 23, perché hai mossa abilità 1, quindi ok, va bene, quindi questa è la rosa. Ah sì, questa è la ok. Ora dopo 12, vabbè, no. E allora questo episodio termina qua, ragazzi. Eh sì. L'episodio termina qui. Io farò ora l'episodio, registrerò ora l'episodio del mese di luglio, perché che quando faccio il caseccato di luglio non la coltivo, la mia carriera mi sta solo. Io si tengo a continuare la stessa stasera, che guarda, sto divertendo a FIFA 21, quindi va bene. Non che sia pesante per me questa carriera, che ha molto potenziale sia di visualizzazione sia di divertimento mio, e sia per questa era anche l'idea, non è nata solo la carriera finita, perché c'è stato anche qualcosa che mi ha fatto scattare questa idea, che non vi ho detto nel video dove vi ho spiegato le regole, se è che ho avuto una discussione forte con uno su YouTube, della quale io credo di essere più bravo di alcuni direttori sportivi di Serie A, di alcuni, non di tutti. Attenzione, non mi credo il più grande scopritore di talenti, aspetta, eccetera. Però di alcuni credo più bravo, e quindi io mi voglio mettere in gioco contro quattro direttori sportivi. Ah, li ho setti base i loro direttori sportivi, le squadre alla quale fai la carriera, ma solo quelle mi piacevano di più. Quindi, per cui vi ho detto tutto, ciao.